E quindi il primo spareggio va al Rione Mercato, che accede dunque alla semifinale del torneo dei Rioni di Agliana edizione 2016. Il Rione di Claudio Bartolini ha avuto la meglio sul Rione Spedalino con il punteggio di 2-1 grazie alle reti messe a segno da Canessa, che ha ribattuto un calcio di rigore respinto dalla traversa. Il 2-0 ad opera di Gianni al 36esimo del primo tempo. Nel secondo tempo il Rione Spedalino è rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Buonamici al quarto minuto. Ha fallito un calcio di rigore con Federico Morosi e poi nel finale ha accorciato le distanze con Niki Lopez. È il Mercato che va in semifinale, mentre il Rione Spedalino, nonostante una prova di carattere, saluta il torneo dei Rioni edizione 2016. Girone di qualificazione. E quindi vediamo subito un'opportunità per il Rione Spedalino con un tiro da fuori da parte di Pipoli, bloccato dal portiere Ganugi. Perde un brutto pallone, attenzione al Rione Mercato con un pallone messo dentro, poi c'è un calcio di rigore, per il Rione Mercato. È stato atterrato Canessa e quindi si batterà un rigore. Noi siamo al 12esimo, Rinaldini va con il destro, traversa, prima tuta e il pallone gol. Il pallone gol è passato in vantaggio del Mercato, ha segnato mi sembra Canessa, che ha ribattuto di testa in rete dopo che la traversa aveva respinto il calcio di rigore battuto da Rinaldini. Quindi il Mercato passa in vantaggio al 13esimo. Rinaldini salta da un paio d'avversari, ancora Rinaldini prova a convergere, resiste ad una carica all'interno di rigore, attenzione a Rinaldini, pallone dietro e Salvi riesce a mettere in calcio d'angolo. Ancora un'opportunità per il Mercato, azione improvvisa sulla fascia di Rinaldini, serve ancora Rinaldini tra due avversari, verso il fratello Damiano, Damiano verso Canessa, Canessa si accentra, interna di rigore, Canessa vediamo se va con il sinistro, mette dentro, pallone pericoloso, gol! Ha raddoppiato il Rione Mercato, grandissima azione di Canessa, il pallone è stato messo poi in rete dalla parte opposta, è sbucato Gianni che con il destro ha battuto il portiere Salvi da distanza ravvicinata, quindi il Mercato raddoppia al 36esimo del primo tempo. Pallone verso l'area di rigore, c'è un tentativo di Pipoli adesso che conclude Pipoli, il destro, bel tiro di Pipoli, primo tiro in porta per il Rione Spedalino. Un tentativo, vediamo di mettere il pallone dentro, Lopez, Lopez entra nel rigore, Lopez conclude, bel lavoro di Lopez che ha lasciato partire un destro improvviso. Pallone verso Morosi, il controllo, Morosi prova a girarsi, salta un avversario, Morosi viene messo giù, calcio di rigore, calcio di rigore, anzi vediamo che l'arbitro va anche ad ammonire il giocatore del Mercato. Ha segnato dal direttore di gara per Spedalino, c'è Morosi destro, alto, sbaglia Morosi, opportunità fallita incredibilmente, stato corto l'area di rigore, ancora Landini entra in area di rigore, prova a convergere, vediamo se va col destro, serve tentativo poi di Lopez, veramente molto apprezzabile, con una mezza rovesciata dal limite dell'area, stato corto l'area di rigore, ancora Landini, c'è in centro l'area solo Staggini, poi servito Lopez, limite dell'area, Lopez, conclusione, gol! Riapre incredibilmente Spedalino la partita, Lopez al 40esimo, all'ultimo tuffo Spedalino trova il gol, l'arbitro segnala in 4 minuti di recupero, quindi preciso, c'è la difesa del Mercato, ancora Spedalino in avanti, attenzione, il pallone dentro sull'altro palo, vediamo Landini, conclude Landini, e il pallone è esterno rispetto alla porta di portare la sfida del supplementare. Finisce qui la partita, 2-1 per il Mercato che va in semifinale, si chiude quindi con il successo di misura del Rione di Claudio Bartolini.